vi metto la foto dei due versi della costa, come potete vedere è reversibile, e a seconda di come volete dare la direzione potete lavorarla in verticale per l'altezza o in orizzontale per la lunghezza. Questo è il punto, sono solo maglie basse, maglie bassissime e mezza maglia. Tutti i link di riferimento li troverete nelle info box di questo video. Andrete a lavorare sull'altezza del cappello, questa è solo una sezione, e i giri devono corrispondere alla circonferenza della testa. Prima di andare a chiudere il cappello, lo imbastite, lo provate, nel caso sia stretto aggiungete qualche riga, se è largo andate a disfare qualche riga. Quello che io vado a realizzare avrà questa forma, la classica calotta, ma voi se volete un cappello più lungo dovete aggiungere i centimetri necessari quando andate ad avviare la catenella. Ad esempio, se voi volete un cappello lungo come questo, alla vostra altezza totale del cappello andate ad aggiungere 4, 5, 6 centimetri o più, dipende da come volete che calzi il vostro cappello. Tutta la lavorazione viene fatta in costa retro e nei giri di andata e nei giri di ritorno. L'unica differenza sta nel primo giro iniziale. La parte del bordo è stata lavorata nella catenella in un modo, la parte centrale è stata lavorata in un altro modo e la parte finale è stata lavorata come la parte iniziale. Il punto lavorato per l'altezza va a formare queste righe verticali. Questo è il dritto del lavoro e questo è il rovescio. E così è come vi si presenterà il lavoro finito. Non è fatto a maglia bassa e sono stati lavorati contemporaneamente anche i bordi inferiori e superiori. È un cappello semplicissimo, lavorato a pannello in verticale, quindi per l'altezza del cappello. Per questo tipo di cappello ci occorrono soltanto due misure, l'altezza e la circonferenza della testa. Se non disponete di queste misure potete consultare le tabelle che trovate anche sulla mia pagina Facebook o una qualsiasi tabella in rete. Poiché è un punto molto elastico ed è anche reversibile, vedete? È quasi identico da ambo i lati. Quando andate a lavorare per raggiungere la circonferenza della testa, togliete qualche centimetro alla circonferenza totale. Sul canale trovate già online il tutorial del punto di ripetizione. Troverete anche il campione che ho fatto per andare a lavorare i bordi contemporaneamente. Io l'ho lavorato con il sistema dei ferri accorciati. Nel video vi farò vedere la lavorazione classica, come ho fatto sotto per il bordo, così è stato lavorato per la parte superiore. È un cappello che si può realizzare in tutte le misure. Vi do le misure di questo. Questo è stato lavorato per una circonferenza testa che va tra i 54 e 55 cm ed ha un'altezza di 20 cm. Per l'altezza ho avviato 46 catenelle con un filo medio spesso che ho lavorato con l'uncinetto del 4,5.
alla circonferenza totale di 55 cm ho tolto un 10% per l'elasticità dovuta al punto. E la circonferenza finita, cucito, il cappello misura 24 centimetri, quindi ho lavorato il pannello per 48 centimetri di circonferenza, per un'altezza, vi ripeto, di 20 centimetri. Se voi volete un cappello più lungo, alla catenella iniziale, che in questo caso sono 46, andate ad aggiungere le catenelle necessarie a raggiungere l'altezza che voi volete dare al cappello. Intanto io vi saluto, spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Vi invito ad iscrivervi al canale così da darmi modo di poterlo mantenere, quindi supportare con le vostre iscrizioni. Io vi aspetto per i prossimi video. Vi ricordo di consultare anche sempre le info box che trovate sotto ai singoli video, dove troverete utili link di riferimento per ogni tipo di lavorazione o consiglio. Io vi saluto e vi aspetto per i prossimi video. A presto!